Ok, questo si può Sì, lo tagliare, lo tagliamo dobbiamo e lo teniamo solo per noi. Tac. Ciak, tre azioni, via. Siamo Pavia con un sacco di moscerini e con Marco Orsi e Mirko Di Toro. Allora, obiettivo Glasgow 2018 per entrambi. Per me sì, no, adesso parlo prima io. Vai. Allora, io cercherò di qualificarmi a Sette Colli, tra un mesetto circa, perché ad aprile non sono riuscito a qualificarmi per problemi fisici, quindi tenterò la qualificazione lì. Se non verrà, sarò molto tranquillo. Succederà nulla e si ripartirà a settembre cercando di qualificarsi per i mondiali che Mondiali saranno in in corso. corto, ok. Mirko? Anch'io, come Marco, non sono ancora qualificato per Glasgow. Obiettivamente, adesso con il livello che è stato raggiunto dai miei compagni, dai miei colleghi dorsisti in Italia, diventa sempre più difficile. Però, quindi, ho meno speranze. Però, insomma, adesso vediamo come va a Sette Colli e poi decidiamo come concludere la stagione. Ha lanciato l'hashtag io non sto zitto contro il mondo del gossip sportivo. Qual è la vostra opinione al riguardo? No, prego. Guarda, il nuoto comunque è uno sport di nicchia rispetto ad altri sport nazionali come il calcio, come il basket, la pallavolo. Quindi, come diceva Fabio giustamente, abbiamo pochi appuntamenti all'anno e a cui va data poca visibilità purtroppo. Già adesso con la Federica Pellegrini nazionale che ci sta dando un po' di visibilità, il nuoto sta avendo un po' più di successo, però purtroppo è anche uno sport abbastanza noioso il nuoto. Quindi giustamente quando leggiamo la Gazzetta dello Sport iniziamo dal fondo Dall'ultima pagina. del giornale, leggiamo le nostre notizie. Mirko? È un peccato che si parli così poco di nuoto nuotato e più di frivolezze, però adesso la speranza è che attraverso i risultati di Italnuoto, iniziare da questi europei, si possa invertire il trend. Poi purtroppo del resto si scrive quello che le persone vogliono leggere di fatto. Se nessuno le comprasse non ci sarebbero tutte queste riviste scandalistiche, eccetera, eccetera. Fossero tutti come me, non esisterebbero questi giornali, però Scrivere cioè, più evidentemente poco. a qualcuno queste informazioni interessano. Quindi E siamo vittime di noi stessi. cosa ne pensate del caso Magnini? Beh, purtroppo, cioè, non possiamo giudicare perché No. in realtà non la sappiamo nulla, cioè, leggiamo solo quello che scrivono i giornali. Io Filippo non l'ho sentito, è meglio lasciarlo stare perché comunque è un periodo abbastanza difficile della sua vita, non più carriera perché ormai Filippo ha smesso, perciò farà la sua strada e sarà tutto agli avvocati e vedremo come andrà a finire. Un peccato purtroppo perché alla fine Sicuramente il mondo ha dato nuoto esce tanto. sconfitto da questa storia. Sì, adesso vedremo come andrà a finire, perché da una parte è stato assolto, dall'altra invece lo stanno accusando, quindi boh. È ancora presto per esprimersi, Sì. bisogna vedere, aspettare che la giustizia faccia il suo corso e poi dopo si potrà tirare le somme. Di sicuro è sì una situazione che in ogni caso danneggia il nostro sport. Team musica e team silenzio, due approcci diversi per prepararsi alla gara. Voi ascoltate la musica, preferite il Musica silenzio? qualche ora prima della gara per caricarmi un po', poi nel momento della gara assolutamente nulla. Silenzio. Né l'uno né l'altro, di solito scherzo, faccio due chiacchiere in piscina con gli Esatto. amici, insomma, cerco di tenere controllata la tensione, smorzata la tensione, distraendomi in questo modo, per Ok. focalizzarmi solo all'ultimo, sull'obiettivo. E cosa rappresenta il nostro per voi? Beh, per ora è il nostro lavoro, è una parte della mia vita. Il nuoto mi ha dato tanto, mi sta dando tanto, è un pezzo della mia vita. Beh, quasi interamente la nostra vita, se pensiamo che non abbiamo ancora smesso, abbiamo iniziato fin da piccolini, avevo 5 anni tu, Anche. anche, perciò è la nostra vita. Tagliati anni. E ancora ci divertiamo, riusciamo a toglierci le nostre soddisfazioni, perciò. E anche grazie, comunque, lo possiamo citare, visto che siamo compagni di squadra in Fiamme Oro, anche grazie Assolutamente. all'esistenza di questi gruppi sportivi che lo sport in Italia riesce, molti sport che non siano quelli più famosi e gettonati come il calcio, riescono a rimanere, a mantenere un alto livello che poi, dal quale emergono gli atleti che rappresentano l'Italia nelle competizioni che poi interessano a tutti. Ok, ultimissima domanda. Siete veterani del gruppo, quali sono gli insegnamenti che date ai più giovani? Cosa
cosa volete dire di Mirko? Rappresenta il mio capitano nelle Fiamme Oro, il gruppo sportivo Fiamme Oro è stato il nostro capitano anche nella nazionale, perciò è un bel esempio. Lui sicuramente potrà darci qualche... Ma io cerco di trasmettere quella che è sempre stata la mia filosofia poi riguardo allo sport ad alto livello. Bisogna aver voglia di vincere, di primeggiare prima di tutto, però bisogna essere anche in grado di non farsi sopraffare dalle emozioni, dalle tensioni, di vivere male il momento della gara ed eventualmente il risultato negativo, che uno non ci deve pensare subito, però se dovesse esserci qualche imprevisto, come naturale che sia in tutte le carriere, non bisogna poi reagire male o farsi sopraffare appunto da queste tensioni negative, che poi dopo si rischia di entrare in un circolo vizioso come un cane che si morde la coda e di farsi del proprio male. Sante parole, ascoltate bene. Sì. Sì, anche non canta addosso? No. Vi posso fare una domanda su Magni? Siete... L'ho lasciata cadere.